ETG più Today, buongiorno, buon venerdì mattina. Attenzione, inevitabilmente puntata sulla guerra in Ucraina, il conflitto scoppiato nel cuore dell'Europa. Kiev ormai è sotto assedio, i carri armati di Mosca sono alle porte della città. La Russia ha chiuso lo spazio aereo a tutti gli aerei britannici. E nel frattempo, anche tra le tante notizie drammatiche, quelle di una scuola colpita dalle bombe, si parla di almeno due insegnanti morte nel bombardamento. Questa situazione ovviamente è sotto i riflettori, non solo in Italia e in Europa, ma in tutto il mondo, anche con gli Stati Uniti, l'attenzione concentrata anche in questo caso sulla crisi ucraina. E noi ne parleremo tra pochissimo anche con un ospite Skype, ma prima apriamo il nostro collegamento e andiamo da Caterina Zita. Sì, buongiorno Anna, noi questa mattina siamo tornati a Milano. Come potete vedere siamo in Piazza della Scala, alle nostre spalle il Teatro della Scala di Milano e davanti a noi Palazzo Marino. Perché siamo tornati a Milano? Siamo tornati a Milano anche per fare da raccordo con quanto vi abbiamo raccontato ieri. Ieri eravamo davanti al consolato ucraino a Milano e abbiamo cercato di parlare con le persone, con i cittadini che ieri mattina si sono riuniti anche per chiedere informazioni. Abbiamo cercato di capire come vivevano queste ore di paura e preoccupazioni vivendo appunto lontano dalla loro casa, dalla loro patria, dai loro familiari. Questa mattina siamo venuti a Milano perché nelle ultime ore, lo hai anche anticipato te, in Ucraina è successo quello che avevamo previsto, ovvero si sono intensificati i conflitti, la città di Kiev sembra essere stata colpita da diversi attacchi e a Milano parallelamente sono iniziate delle proteste contro la guerra, si sono andate avanti tutta la sera, proteste che sono partite proprio da Palazzo Marino, a cui hanno partecipato non soltanto la comunità ucraina, ma anche tanti cittadini che hanno sventolato la bandiera blu e gialla e che hanno appunto anche fatto sentire la propria vicinanza a una comunità che a Milano è molto molto numerosa. Ma alle nostre spalle c'è la Scala di Milano che è diventata parte di questo conflitto, diciamo, di questo momento di crisi. Perché? Perché il sindaco Beppe Sala e il sovrintendente Dominic Meyer hanno preso una posizione molto netta. Hanno infatti chiesto al direttore, che in questo momento sta debuttando con l'opera di Tchaikovsky, La Dama di Picche, Valery Georgiev, di prendere una posizione contro il conflitto in Ucraina. Infatti Georgiev è filorusso e gli è stato chiesto anche dal sindaco Beppe Sala di appunto schierarsi dalla parte delle vittime, altrimenti potrebbe saltare l'accordo, diciamo, che il direttore ha appunto con la Scala di Milano. Quindi Milano che in questi giorni, dobbiamo dirlo, è anche città in cui si sta svolgendo la Fashion Week e in cui era stato previsto un ritorno dei russi, diventa quindi anche il centro di questo momento di crisi e noi cercheremo di continuare a raccontarvelo anche chiedendo alle persone che cosa ne pensano. Davanti a noi in questo momento, se Marco lo riesce a far vedere, c'è anche un altro sit-in pacifico che era stato previsto proprio davanti a Palazzo Marino. Il venerdì è infatti la giornata delle manifestazioni degli studenti e che quindi in questo momento stanno anche manifestando e stanno facendo sentire la loro voce proprio nei riguardi del conflitto ucraino. Quindi Marco, noi diciamo che ci possiamo, non so se Marco sta continuando a farvelo vedere, noi però in questo momento vi salutiamo e ci ricolleghiamo poi con voi tra poco. Grazie Caterina, noi andiamo subito dal nostro ospite collegato via Skype, il giornalista Toni Capuozzo. Buongiorno. Buongiorno a voi. E con lui andiamo subito ad approfondire quello che sta succedendo da ieri con l'escalation militare, che sta subendo subito un'accelerazione perché si parla di carri armati russi ormai già alle porte di Kiev. Credo che in questo momento il problema per entrambe le parti sia il tempo. Appare chiaro che Putin ha sognato un'iniziativa militare che è destinata a chiudersi nel giro di poco tempo, a fare quello che ha annunciato di voler fare: uno, demilitarizzare il territorio e quindi distruggere la difesa ucraina, l'altro, tra virgolette, l'ha detto lui, denazificare, che vuol dire sostanzialmente abbattere il governo di Kiev.
Per poterlo fare deve farlo velocemente, deve puntare che il governo di Kiev sia messo nelle condizioni di doversi dimettere perché costretto a offrire la resa con la capitale circondata e sotto minaccia. Dall'altra parte, ogni giorno che la resistenza ucraina riesce a ricavarsi di resistenza all'avanzata dell'esercito russo è un giorno che rende più difficili le cose a Putin, non solo sull'immagine internazionale che se l'è giocata, ma persino nell'immagine sua davanti all'opinione pubblica interna russa. Ci sono state diverse manifestazioni, centinaia di arresti ieri in Russia. E allora questo problema del tempo per gli uni, Putin, renderlo più breve possibile per gli ucraini, renderlo più a lungo possibile, tenere, obbligare Putin a trattare con una dirigenza ucraina ancora in piedi, ancora non arresa, a questo punto sarebbe un successo per Kiev e una sconfitta per Putin. A questo proposito, abbiamo sentito tutti il drammatico messaggio di Zelensky che dice siamo stati lasciati soli a combattere. Sembra che l'America si stia studiando un modo per metterlo in salvo, perché si parla proprio di un rischio per la sua persona e anche per la sua famiglia. Lasciati soli, cosa significa questo? Cosa si aspettava Zelensky e cosa potrebbe arrivare dall'Europa, dagli Stati Uniti come risposta al suo appello? C'è un appello che ci fa sentire impotenti, ma anche rivela quanto poco realismo ci fosse nella sfida intrapresa dall'Ucraina nei confronti dell'orso russo. Il fatto che la NATO non sarebbe intervenuta, che gli Stati Uniti non sarebbero intervenuti, era palese, era chiaro. Del resto Biden l'aveva detto a chiare lettere, l'Occidente non sarebbe andato più in là delle sanzioni e una mobilitazione ovviamente inefficace ai bordi dell'Ucraina, nei paesi della NATO, Romania, Ungheria, Polonia e i paesi baltici, nulla di più. E ora Zelensky scopre amaramente di essere rimasto solo. Dobbiamo dire che aveva coltivato delle illusioni e se le illusioni sono accettabili e forse inevitabili nelle persone comuni, beh, un leader che guida il suo paese nell'ora più dura rischia di farlo pagarcare innanzitutto al proprio paese. Naturalmente c'è da sperare che non faccia la fine di un Allende che venga o che resista nel suo palazzo in virtù del fatto che l'avanzata russa viene, come dire, attutita, rallentata o che venga, come a Washington probabilmente si sta pensando, esfiltrato, cioè si crei un governo in esilio, oppure a Leopoli, nella parte più occidentale del paese. Vedremo nelle prossime ore. Ecco, due posizioni un po' particolari. Boris Johnson che si è dichiarato pronto invece anche ad un intervento anche militare e poi il ruolo della Cina in questo momento. Cosa significa la presa di posizione della Cina che sembra andare contro le sanzioni alla Russia? Ma credo che la Cina ha espresso un garbatissimo dissenso sull'invasione, ma dietro le dichiarazioni formali è evidente. Guarda, nei commenti di questi giorni nessuno ha ricordato il giorno 4 febbraio, quando Putin va a Pechino, c'è un incontro con Xi Jinping e ne escono con un comunicato congiunto che è rintracciabile ancora in rete, dove parlano contro il progetto di espandere la NATO sino a ridosso del confine russo. A me sembra difficile pensare che Putin allora non abbia parlato al presidente cinese del suo progetto, che naturalmente ha avuto bisogno dei tempi necessari per essere concepito, preparato e realizzato, e dubito che il leader cinese non gli abbia dato una sorta di via libera. Le sanzioni Putin ovviamente non poteva non averle previste, sa che nel caso di carenza di materie prime, di difficoltà di qualunque tipo, nella Cina troverà una spalla d'appoggio.
Ecco, volevo chiederti un'ultima cosa. Si era parlato di una guerra nelle scorse settimane, tra virgolette, moderna, di una guerra fatta di cyberattacchi, di una guerra quasi più tecnologica e legata alle sanzioni. Ci siamo invece ritrovati tutti un po' scioccati con le immagini di una guerra nel cuore dell'Europa che fa pensare invece a tutti gli effetti alle guerre del passato. C'era da aspettarselo e... cosa succederà adesso? Cosa possiamo aspettarci? Perché questo davvero non sta lasciando indifferente nessuno, queste immagini che arrivano e che nessuno pensava di poter più rivedere nel cuore dell'Europa. Ma sai, da un lato avevamo tutti probabilmente sottostimato la volontà di Putin di impedire l'avvicinamento della NATO al suo paese e di imporre al mondo l'immagine e la realtà di una Russia che non è più il convitato di pietra o un ospite minore al tavolo dei grandi. Torto dell'Occidente di averlo in qualche modo provocato e non aver ascoltato, insomma. Molti dicono Putin è un folle, io non lo credo, e però se anche così fosse... ascoltarlo, premere di più sulle negoziazioni avrebbe forse evitato la tragedia cui stiamo assistendo. Quanto alle immagini che vediamo, anche le guerre più sofisticate, più moderne, non tolgono nulla alla ferocia, alle sofferenze dei civili. E noi abbiamo un po' la memoria corta. Io ero a Belgrado nel 99, e quindi non un secolo scorso, ma non un secolo fa, quando la NATO, l'Italia con essa, ha bombardato la televisione di Belgrado, l'ambasciata cinese, caseggiati popolari, ospedali. Nessuna guerra, neanche quelle condotte dai lancieri bianchi, sono nessuna guerra immacolata. Infatti abbiamo visto anche due vittime già in una scuola, già in queste primissime ore, almeno due vittime. Queste sono le prime informazioni in una scuola a Donetsk. Ma sai, lì bisogna sempre, le guerre sono anche guerre di propaganda. La notizia mi ha turbato come turba tutti, mi sono meravigliato che ci sia fosse una scuola funzionante dopo in una situazione di conflitto aperto in cui evidentemente le scuole dovrebbero essere chiuse, i bambini nelle loro, e così come gli insegnanti nelle loro case. Tutte le notizie vanno prese naturalmente con... ci sono molte cose che sono documentate da immagini, insomma il fatto che i civili stiano già pagando un prezzo, per carità la pena va riservata sempre anche a chi veste una divisa da una parte o dall'altra per quel che mi riguarda, ma quello che è insopportabile sono le sofferenze dei civili. Credo che vedere le avanguardie di quello che può diventare un esodo di massa, sembra che 100.000 ucraini si siano riversati nella vicina Polonia, e la risposta dell'Europa che ha detto per bocca della von der Leyen approntare l'accoglienza nei paesi confinari, come dire non si azzardino però a venire nel cuore dell'Europa. Beh, questo è anche, poco elegante, no? Accogliamo a Lampedusa certo. Chiunque fugga da una guerra, questi europei che stanno fuggendo da una guerra, gli diciamo restate a ridosso del confine ucraino. Allora, io ringrazio davvero Toni Capuozzo per questi approfondimenti. Torneremo a collegarci, se possibile, anche nei prossimi giorni, ovviamente, per fare il punto della situazione. Grazie e buon lavoro. Arrivederci. E allora lo vediamo in primo piano, ovviamente su tutti i mezzi di informazione, questo assedio a Kiev, i carri armati russi che sono alle porte della città, e si parla in questi minuti di spari vicini ai palazzi del governo. Risuonano questa mattina a Kiev le sirene, boati, auto in coda per scappare, c'è proprio anche questo appello, scappate. Qui sarà l'inferno, anche se i cittadini dell'Ucraina, gli uomini diciamo in età dai 18 ai 60 anni, quindi le persone che di fatto, questa è la realtà, possono combattere,
sono state, sarebbero obbligate dal presidente a rimanere in Ucraina e a non lasciare il paese, mentre vengono accolti donne, bambini, anziani che scappano, lo dicevamo poco fa però anche con Toni Capuozzo, ancora da chiarire poi quello che succederà a questi profughi, la posizione dell'Europa che in questo momento appunto ha limitato ai paesi di confine, sembra aver relegato lì il problema dell'accoglienza dei profughi, un tema che invece inevitabilmente dovrà essere ancora affrontato. Tra pochissimo torneremo da Caterina per vedere anche quello che sta accadendo a Milano, ma in tantissime città sono in corso mobilitazioni, si stanno organizzando mobilitazioni contro la guerra, una manifestazione è in programma anche a Como domenica con le donne ucraine che vivono in città, una comunità molto numerosa, Como, a Milano, l'abbiamo sentito, ma davvero in tantissime città della Lombardia e di tutta Italia, e stanno organizzando mobilitazioni proprio per far sentire la loro voce contro la guerra e a sostegno dei loro connazionali. Lo andiamo a vedere anche dall'ANSA, lo dicevamo con Toni Capuozzo, ovviamente tutte le notizie che devono poi essere verificate, ma nelle scorse ore si è parlato di bombe su una scuola a Donetsk con due insegnanti morti. Abbiamo letto l'appello di Zelensky, ne abbiamo parlato proprio anche con Capuozzo, e poi la posizione della Cina contro le sanzioni alla Russia. Si combatte a nord di Kiev, nella notte missili russi sulla capitale, fonti ucraine parlano di 137 soldati uccisi. La Russia ha perso 800 uomini, queste le dichiarazioni ovviamente che stanno rimbalzando in queste ore da fonti ucraine. Il presidente degli Stati Uniti Putin ha respinto ogni offerta di dialogo, mentre Boris Johnson offre supporto e dagli Stati Uniti si parla di sanzioni a 4 banche russe e lo stop all'export tecnologico. Lo zar avverte l'Occidente, non osate interferire. Andiamo a vedere anche l'informativa di Draghi in corso a Montecitorio, leggeremo poi i primi dettagli, le prime anticipazioni sull'intervento che sta arrivando, leggeremo poi anche la situazione delle borse con Milano che è in calo e il petrolio che corre e il gas in discesa. Leggeremo naturalmente tutti i dettagli, come sempre però restiamo anche in Lombardia e facciamo un aggiornamento per chiunque sia in viaggio o debba mettersi in viaggio su quella che è la situazione delle strade con la nostra rubrica sulla mobilità in accordo con ANAS. E allora le informazioni sulle strade della Lombardia, ricordiamo che è chiusa la strada statale 340 Regina dal chilometro 19.4 al chilometro 19.9 in entrambi i sensi di marcia per la realizzazione dello svincolo di Colonno nell'ambito della costruzione della variante della Tremezzina. Ci spostiamo sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, dal 15 febbraio scorso e fino al prossimo 13 aprile è chiusa la galleria Montecovolo in località Roe Volciano nella fascia oraria dalle 21 alle 6, esclusi giorni festivi e prefestivi, in entrambi i sensi di marcia. La circolazione viene deviata sulla viabilità comunale. Ci spostiamo poi sulla statale 12 della Betone e del Brennero, chiusura notturna a causa di lavori dalle 20.30 del 9 a mezzanotte 30 del 10 marzo tra l'incrocio tra Campo Trentino e l'uscita della tangenziale dell'incrocio tra Trento Nord e Gardolo. Andiamo poi sulla strada statale 10 Padana Inferiore, lavori di manutenzione all'incrocio Villanova d'Asti con la 21 Torino Piacenza. Tutte le informazioni sempre aggiornate con l'app Vai di ANAS, disponibile gratuitamente, con il servizio clienti pronto ANAS, raggiungibile al numero verde 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Queste tutte le informazioni naturalmente anche sulla viabilità, ma torniamo a Milano da Caterina Zita.
Sì, Anna, noi abbiamo fermato una persona, lei è una cittadina ucraina, una professoressa all'università, abbiamo un po' parlato con lei mentre appunto stavi parlando e dando gli aggiornamenti. Good morning and thank you. You were telling me that now you're worried, but you're also happy that here people are taking care of the situation. Gli ho chiesto se è preoccupata, ma soprattutto se anche, diciamo, prova un po' di... si è tranquillizzata dal fatto che qui le persone si stiano comunque interessando al conflitto. So what do you think about the conflict and about, you know, the process? It's unfair. È tremendo, è ingiusto. Yes, to be here as they kill people in the 21st century, it's unbelievable. Ha detto che è incredibile che nel nostro millennio, nel 21esimo secolo, le persone possano morire a causa di una guerra, che le persone si uccidano in un conflitto. And you were telling me that your daughter, she lives here, and yes. you yes. moved here, just in case. Just in case, yes. People are frightened very much in Kyiv and in the whole country. They go from the city. They don't want. They know what to do. But I would like to say that our victory will be with us because the truth is with us. Lei ovviamente ha detto che lei si è trasferita qui per raggiungere adesso la figlia perché lei può lavorare, me lo raccontava prima, in smart working. È di Kiev, in città le persone sono molto impaurite, sono state fatte diciamo partire chi è possibile per prevenire i rischi, e lei ha anche detto che secondo lei la verità, la giustizia è dalla loro parte e quindi riusciranno diciamo a sorpassare questo conflitto così. So for right now you're gonna stay here. And do you think you'll be back in Kyiv anytime soon? I hope so. Quindi gli ho chiesto se pensa che tornerà nella sua città, Kyiv, presto, e lei mi ha detto ovviamente che lo spera. As soon as I can. Quando possibile, il prima possibile, lei tornerà a casa later, sua. Yes, sure. And just one question. And you were also telling me that you feel fine that here people are taking care of the conflict, yes, that people yes. protest. It's good for you. It's a good feeling. Good, a very good feeling. It's warmth. It's heart. Just the heart feeling. I feel heart feelings that people all over the world, and including Italy, they sympathize with us. Lei ha detto ovviamente che sente un calore al cuore, sente diciamo una sensazione di vicinanza alle persone che appunto mostrano anche vicinanza a loro, ai cittadini ucraini e quindi al conflitto, e si sente diciamo sollevata in questo caso. Thank you very much and have a good day. Yes, have a good day to you. If it's possible, I'm very to happy say that. To, yes, if it's possible, because now I'm going for a walk just to be distracted a little bit. Quindi lei adesso si farà una passeggiata per distrarsi, quindi ovviamente io gli ho augurato una buona giornata, ma ovviamente per una cittadina che ha la sua casa, Kyiv, sotto un conflitto è molto difficile anche immaginare cosa vuol dire essere tranquilli in queste ore. Grazie mille, thank you again. Grazie mille. Anna, a voi. E allora, a proposito di quello che stavamo dicendo proprio di Kyiv, sono numerose le testate che stanno rilanciando le immagini in diretta delle webcam proprio di Kyiv. Lo possiamo vedere anche noi, queste sono le immagini. Non so se possiamo sentire forse anche l'audio, ma in questo momento non mi sembra. Poco fa riecheggiavano anche le sirene, perché proprio già da questa mattina all'alba, come possiamo anche leggere sulle cronache degli inviati dei principali quotidiani e televisioni italiane, in questo momento dall'alba di questa mattina sono risuonate molto spesso anche le sirene, proprio perché è iniziata un'offensiva, si parla di 200 missili e di una fuga massiccia dalla città che si aspetta a ore l'entrata dei russi. E abbiamo sentito anche un appello, oltre a quello di Zelensky, anche del sindaco che chiede di non lasciare sola la città di Kyiv. Le immagini ci rimandano appunto quelle di una città spettrale che però fino anche a poco tempo fa erano ancora più numerose le immagini di auto, di veicoli in fuga dalla città. Appunto, come dicevamo, sono anche riecheggiate molto spesso le sirene con la possibilità per chi ovviamente ancora era rimasto di rifugiarsi nei rifugi antiaerei visto l'imminente attacco. Vediamo proprio dall'inviato a Kyiv del Corriere della Sera che spiega proprio appunto che a partire da questa mattina è iniziata l'aurora più buia, dal cielo sono piovuti all'improvviso
i missili e chi andava a pensare che Putin lo facesse per davvero. Mi sono svegliata e si è spalancato l'inferno, dice una cittadina di Kiev intervistata proprio dall'inviato del Corriere. L'impensabile ci butta tutti giù dai nostri sonni, fa morire i sogni all'alba, le illusioni di ieri e soprattutto decine di vite, 57 si dirà al termine di questa giornata. La prima esplosione che trascina Kiev in guerra scuote il silenzio alle 5, un tonfo sordo lontano che precede i latrati cupi delle sirene antiaeree, fa scattare gli allarmi delle auto, fa vibrare i messaggi nelle case di chi non è scappato. Ci siamo, scrive un amico, è arrivato Putin. Dai bocchettoni dell'aria riscaldata del nostro albergo da giornalisti diffondono a rullo una voce meccanica registrata in ucraino, niente inglese. Attenzione, raggiungere il punto più vicino di raccolta, giù per le scale. Di corsa, livello meno 2, nel garage un poliziotto corre e usa da megafono un cono di plastica, di quelle arancioni per i cantieri stradali, gridando racheta, i missili appunto. Un collega urla di scendere rapidamente, di fatto questo porta la città di Kiev in guerra e noi lo andiamo a vedere anche dagli altri siti. Questa è appunto la situazione aggiornata con esplosioni in centro a Kiev, i tank russi ormai in città e l'Unione Europea che vara le sanzioni con il presidente Zelensky che dice non bastano, siamo stati lasciati soli a difenderci. La marcia di Putin sull'Ucraina, i palazzi colpiti, lo vediamo anche in questa immagine. Andiamo anche sull'ANSA perché anche qui il resoconto da Kiev, si combatte, spari in zona degli edifici governativi e Zelensky che dice serve una coalizione contro la guerra. I combattimenti sono in corso nel quartiere settentrionale di Kiev, lo ha constatato un giornalista dell'AFP, mentre secondo alcuni media internazionali spari sono stati uditi anche nella zona degli edifici governativi. Secondo alcune testimonianze, i carri armati dell'unità Z dell'esercito russo senza insegne starebbero avanzando in centro città, dove si susseguono esplosioni. Nella notte una pioggia di missili russi è caduta sulla capitale ucraina, mentre l'esercito ha assediato varie città lungo la strada tra il confine e la città, arrivando a raggiungere un aeroporto ad appena 130 chilometri dalla Polonia. L'esercito russo ha distrutto sistemi antimissilistici e abbattuto 5 aerei, 5 droni e un elicottero durante un'operazione militare speciale in Ucraina. Lo ha annunciato alla TASS il portavoce del Ministero della Difesa russo. Sono stati abbattuti 5 aerei da guerra, un elicottero e 5 droni. Ha detto le forze armate di Mosca hanno smantellato anche 36 stazioni radar. Sono stati distrutti 18 carri armati e altri tipi di veicoli da combattimento. Poi quello che dicevamo, due insegnanti che sarebbero stati uccisi da un bombardamento su una scuola a Gorlovka, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk. Lo ha reso noto il sindaco della città. Due insegnanti, ha scritto su Telegram, sono stati uccisi in un attacco alla scuola numero 50 e si parla anche di una persona ferita. Questa notte Romania e Polonia hanno aperto le frontiere, fanno passare donne, bambini e anziani. C'è assistenza, aiuto e sostegno per i profughi appena passato il confine. Ci sono lunghe code ma ci si muove, è permesso il passaggio con qualsiasi documento che dimostra l'identità. Questo ha detto appunto Fabio Prevedello, presidente dell'Associazione Europea Italia-Ucraina. Anche sul Corriere del Ticino, in primo piano, la situazione di Kiev che è sotto attacco, combattimenti in corso a nord della capitale, colpi di arma da fuoco nel distretto di Oblonsk e nella zona degli edifici governativi. La Russia chiude lo spazio aereo ai britannici e poi anche sul Corriere del Ticino l'appello del presidente Zelensky. Chiediamo una reazione efficace, le sanzioni devono essere rafforzate e serve una coalizione contro la guerra. Anche qui viene evidenziata però la posizione della Cina che invece boccia le sanzioni contro la Russia. Andiamo a vedere anche l'apertura del Sole 24 Ore, anche in questo caso inevitabilmente dedicata alla guerra in Ucraina. Truppe russe entrano a Kiev, spari intorno agli uffici del governo e si parla anche di conseguenze che possono sembrare ovviamente in questo momento meno importanti, ma le conseguenze che si ripercuotono su tutti i settori. Parliamo anche dello sport con la Champions trasferita a Parigi. E allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi continuiamo ad approfondire la situazione.
bentornati a ETG Più Today. Lo dicevamo, è in corso l'informativa urgente del premier italiano Mario Draghi alla Camera sulla guerra in Ucraina. E allora possiamo sentire qualche passaggio delle parole del premier. Il congelamento di asset di 3 istituti bancari. Vi sono anche sanzioni mirate nei confronti di individui ed entità, come gli oltre 300 membri della Duma che hanno proposto il riconoscimento dei territori separatisti e che hanno votato a favore. Ma in seguito all'invasione russa dei giorni scorsi, nel Consiglio europeo di ieri abbiamo approvato misure molto più stringenti e incisive, che erano in preparazione da settimane. I relativi atti legislativi sono discussi in queste ore a Bruxelles e per questo non posso ancora renderne conto in modo esaustivo. Saranno finalizzati e adottati in tempi rapidissimi e martedì ritornerò sul tema. Ma intanto posso dire che queste sanzioni includono misure finanziarie come il divieto di rifinanziamento per banche e imprese pubbliche in Russia, il blocco di nuovi depositi bancari dalla Russia verso istituti di credito dell'Unione Europea. Misure nel settore dell'energia, mirate a impedire il trasferimento di tecnologie avanzate, usate soprattutto per la raffinazione del petrolio. E misure nel settore dei trasporti, come il divieto di esportazione esteso a tutti i beni, le tecnologie, i servizi destinati al settore aereo, un blocco dei finanziamenti per nuovi investimenti in Russia e altre misure di controllo delle esportazioni. La sospensione degli accordi di facilitazione dei visti per passaporti diplomatici e di servizio russi. Prevediamo inoltre un secondo pacchetto che includa membri della Duma non ancora sanzionati. In questi giorni l'Unione Europea ha dato prova della sua determinazione e compattezza. Siamo pronti a misure ancora più dure, se queste non dovessero dimostrarsi sufficienti. Le sanzioni che abbiamo approvato e quelle che potremo approvare in futuro ci impongono di considerare con grande attenzione il loro impatto sulla nostra economia. La maggiore preoccupazione riguarda il settore energetico, che è stato già colpito dai rincari di questi mesi. Circa il 45% del gas che importiamo proviene infatti dalla Russia, in aumento dal 27% di circa 10 anni fa. Le vicende di questi giorni dimostrano l'imprudenza di non aver diversificato maggiormente le nostre fonti di energia e i nostri fornitori negli ultimi decenni. In Italia abbiamo ridotto la produzione di gas italiano da 17 miliardi di metri cubi all'anno nel 2000 a circa 3 miliardi di metri cubi oggi, a fronte di un consumo nazionale che è rimasto costante tra i 70 e i 90 miliardi circa di metri cubi. Dobbiamo procedere spediti sul fronte della diversificazione per superare quanto prima la nostra vulnerabilità ed evitare il rischio di crisi future. Il Governo segue in modo costante i flussi di gas in stretto coordinamento con le istituzioni europee. Abbiamo riunito diverse volte il Comitato di Emergenza Gas per regolamentare e analizzare i dati operativi e gli scenari possibili. Gli stoccaggi italiani beneficiano dell'avere avuto a inizio inverno una situazione migliore rispetto a quella di altri paesi europei, anche grazie alla qualità delle nostre infrastrutture. Allora possiamo rientrare, abbiamo sentito il Premier Mario Draghi illustrare le sanzioni, il primo pacchetto di sanzioni almeno deciso a livello europeo contro la Russia, ma ora intervenire anche sul tema
dell'energia, del gas, perché questo ovviamente è uno dei punti di fragilità dell'Italia, lo abbiamo sentito dal Premier, e anche una delle conseguenze immediate per l'Italia della guerra in Ucraina. Allora poi vi daremo ulteriori dettagli su quelli che sono gli interventi del Premier. Ovviamente non c'è in queste ore solo la guerra in Ucraina, restano tante le situazioni di emergenza, anche quelle legate al Covid, e tra pochissimo dovremmo essere in grado di collegarci anche con Hong Kong per fare il punto su quello che sta succedendo, perché mentre in Italia e in gran parte d'Europa i numeri sono ormai confortanti da giorni, si parla di una costante miglioramento della situazione e si inizia davvero a intravedere la fine dell'emergenza sanitaria, non è così ovunque, anzi ci sono realtà che sono in questo momento nel pieno dell'emergenza, nella fase più drammatica della pandemia. Hong Kong è proprio una di queste realtà e dovremo tra pochissimo riuscire a fare il punto anche su questo, mentre in Italia invece i dati del monitoraggio della cabina di regia sono incoraggianti in queste ore, e i numeri proprio del monitoraggio, che saranno poi diffusi nel pomeriggio di oggi, sono comunque incoraggianti in queste ore. Proprio leggeremo poi nel corso della giornata quelli che sono i dettagli, ma lo abbiamo detto anche già nei giorni scorsi, a partire da lunedì, oggi si attende la conferma ufficiale, ma lo ha detto proprio il governatore Attilio Fontana, a partire da lunedì la Lombardia tornerà in zona bianca, quindi questo a riconferma del fatto che i dati sono positivi ormai da tempo. Oggi ovviamente non lo abbiamo detto, l'attenzione sulla guerra in Ucraina naturalmente è predominante, catalizza un po' tutta l'attenzione, ma ci sono anche altre notizie che riguardano la giornata di oggi, in particolare per chi si sposta c'è anche la situazione dello sciopero dei trasporti. A Milano si è fermata la metro e fino alle 15 sono possibili disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici. Ma vedo collegato anche il nostro ospite Skype, Paolo Ceruti, buongiorno. Che è un missionario del PIME a Hong Kong. E allora, lo stavamo dicendo, mentre in Italia e in Europa finalmente i numeri sono confortanti, non è così a Hong Kong. Cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che è successo in Italia qualche anno fa, l'anno scorso, due anni fa. Il virus si sta iniziando a diffondere, quindi ogni giorno ci sono tanti casi. Quindi questa è un po' la situazione. Penso siete più esperti voi. Siete ma come mai fino adesso invece il paese ha retto e ora c'è questo crollo? È da più di due anni che il paese è chiuso, ancora chiuso. È chiuso all'esterno, appena iniziata tutta questa cosa si è tutto chiuso. E quindi il virus non si è mai diffuso qui, non è mai iniziato niente. E adesso da un mesetto più o meno, perché alcune persone non hanno rispettato la quarantena che è imposta dal governo, e quindi poi il virus si è diffuso e la gente, siccome il virus non si diffondeva, pochi si erano vaccinati, anche per questioni politiche, e quindi è questo. È successo questo. Il sistema sanitario regge? È un sistema sanitario che funziona o ci sono delle difficoltà ad accedere alle cure? È difficile. Cioè, allora, gli ospedali adesso sono tutti sotto pressione, infatti è un po' tutto andato in tilt, diciamo. Quindi anche adesso chi è positivo dicono non andate negli ospedali, non venite negli ospedali. Chiamate se proprio serve, chiamate, c'è un centro, si può chiamare, arriva un taxi a prenderti a casa, ti porta in dei centri del governo. Ma ho alcuni amici che hanno chiamato proprio questa mattina e finora nessuno ha ancora risposto. Quindi è tutto un po' così in tilt. E come vi state organizzando? Cioè, come si può aiutare anche in questo momento la popolazione? Cosa potete fare? Noi come missionari. Sì. Possiamo fare ben poco, cioè quello che faccio io, ecco, le persone che abitano qui intorno, che conosco, che sai che
che sono malate, che sono a casa, dici se bisogno vado a farti la spesa, te la posso portare a casa, sentire, chiamare, cose semplici, piccole. Non sì, è proprio che quello che succedeva anche in Italia, come dicevamo all'inizio, nella prima fase della pandemia, come tornare indietro di 2 anni. Esatto, penso proprio così. Sul fronte della campagna vaccinale, questa situazione sta accelerando invece almeno la campagna? Da qualche giorno in realtà senza il vaccino praticamente non si può più fare nulla, non si può entrare nei centri commerciali, non si può andare al ristorante, non si può, tante cose non si possono fare, quindi questo ha spinto tanta gente a vaccinarsi. Adesso soprattutto il fatto che ci sono stati diversi bambini purtroppo che si sono ammalati, anche alcuni che sono morti, questo ha spaventato tanto le persone. E quindi ecco, tanti adesso stanno andando a vaccinarsi, però ci sono gli anziani soprattutto, sono molto restii a vaccinarsi, gli anziani meno del 20% è vaccinato. Ecco, un'ultima cosa, ovviamente le conseguenze economiche anche della chiusura del paese, del mancato arrivo dei turisti, questo va ad aggravare ulteriormente la situazione? Sì, in realtà il governo di Hong Kong è un governo molto ricco e quindi proprio ieri hanno annunciato che è la terza volta che daranno un bonus a tutti di, sono $10,000, quasi più di 1.000 euro, lo daranno il mese prossimo. E il governo cerca così di sostenere, di aiutare, per esempio sta aiutando gli alberghi, sta aiutando i ristoranti, da tanti aiuti economici. Però ecco, diciamo che l'economia di Hong Kong ha subito un grosso colpo. Allora, grazie davvero per questo aggiornamento. Torneremo magari a collegarci nei prossimi giorni per capire come si evolve la situazione e se poi ci sarà, si spera ovviamente in tempi rapidi, un'inversione di tendenza. Grazie davvero. Vediamo. Grazie, buona giornata. Bye. E allora invece i numeri confortanti, lo dicevamo ancora una volta, in Italia si confermano con i dati di Agenas, perché cala ancora l'occupazione delle terapie intensive in Italia ed è al 9%, nei normali reparti resta al 20%, ma scende in 10 regioni. Torna sotto la soglia di allerta del 10% la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con il Covid-19. I dati Agenas aggiornati proprio a questa settimana mostrano un calo dell'1% rispetto al giorno precedente, il valore è ormai al 9%, è fermo invece al 20% l'occupazione dei reparti in area medica. Questo lascia ben sperare, lo abbiamo detto, la Lombardia da lunedì dovrebbe, l'ha annunciato il governatore Fontana, quindi si attende poi solo l'ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza, ma la regione Lombardia da lunedì sarà di nuovo in zona bianca. E allora queste notizie incoraggianti che purtroppo non sono in primo piano in queste ore, perché a queste notizie finalmente positive invece è subentrata la drammatica situazione del conflitto in Ucraina e quindi questo ancora in questo momento che naturalmente monopolizza l'attenzione. Abbiamo sentito prima anche il Premier Mario Draghi che sta parlando alla Camera, ha annunciato quelle che sono le prime sanzioni dell'Unione Europea alla Russia, ma non ha escluso ulteriori sanzioni nelle prossime ore, ha già detto che farà un nuovo aggiornamento nella giornata di martedì anche alla Camera. E allora intanto andiamo a vedere anche dal Corriere le dichiarazioni però preoccupanti ovviamente del Cremlino: ci fermeremo solo quando sparirà l'Ucraina attuale e ci sarà una nuova cortina di ferro. Questi gli annunci ovviamente preoccupanti, allarmanti, che arrivano dalla Russia. E intanto lo abbiamo visto anche a Milano, lo abbiamo detto, in manifestazioni sono in programma un po' in tutte le città, anche in Italia. Ne abbiamo parlato all'inizio anche con Toni Capuozzo, però, di quello che è successo già da ieri in Russia, con anche cittadini russi che sono scesi in piazza contro la guerra. Ci sono state proteste in più di 50 città e le conseguenze sono state gravissime, perché si parla di 1.400 arresti. A Mosca la metà delle persone fermate. Sui social intanto si schierano anche le star, la mobilitazione delle pop star, che dicono
vogliamo solo la pace. Le manifestazioni ci sono state in un po' in tutta Europa, le abbiamo visto appunto anche in Italia, ma davvero anche in Russia, con manifestazioni senza precedenti a San Pietroburgo e Mosca, e la polizia che ha continuato a ripetere di non scendere in piazza, ma le adesioni alle proteste sono state tantissime e si sono via via aggiunte anche quelle di cantanti e personalità TV. Una mobilitazione come quella di ieri nelle città russe contro la guerra in Ucraina non si vedeva da molto tempo, nemmeno dopo l'arresto del leader dell'opposizione Navalny. Erano scesi in piazza così tanti con cartelli e slogan pacifisti, ma anche contro il presidente Putin. Ieri in 43 città, almeno queste le informazioni che arrivano dalla Russia, ci sono stati cortei e picchetti contro l'invasione dell'Ucraina. Folle come a San Pietroburgo o picchetti solitari subito finiti in arresti. Circa 1.400, comunica una ONG, sono state le persone arrestate in tutto il paese, la metà a Mosca, in una manifestazione in una zona della piazza subito resa zona rossa dalla polizia. 378 gli arresti a San Pietroburgo, seconda metropoli del paese e città natale del presidente Putin. Vediamo alcune delle immagini postate anche sui social, tantissime quelle naturalmente rimbalzate su tutti i principali social utilizzati. E la polizia politica russa ha avvertito con una nota stampa i cittadini di non partecipare alle proteste che non sono autorizzate e sono associate alle tensioni in un paese straniero. La repressione dei cortei è stata puntuale e sui social si moltiplicano i video di arresti eseguiti rapidamente e con la forza dalla polizia, che in alcuni casi ha fermato i dissidenti già sulla porta di casa e prima che raggiungessero le piazze. Questo scrive su Twitter anche un giornalista che appunto sta documentando la situazione. Torniamo anche alle immagini in diretta che arrivano proprio dalle webcam di Kiev. Perché ecco, in questo momento possiamo vedere, sono proprio le webcam della città sotto assedio che si è svegliata, anzi tutta la notte è stata caratterizzata dalle sirene che dall'alba si sono intensificate. Ora vediamo davvero anche pochi veicoli in movimento, ma ce ne sono stati anche di più nelle ore precedenti per quella che è stata proprio una fuga dalla città, e le sirene che, come abbiamo letto anche dai reportage anche degli inviati del Corriere della Sera, ad esempio, le sirene che sono risuonate per gli attacchi dei missili. Si è parlato di una pioggia di missili nella notte, poi soprattutto all'alba sulla città di Kiev o quantomeno nei dintorni, mentre ora le truppe russe, questi sono gli ultimi aggiornamenti che vediamo anche in questo momento sul Sole 24 Ore, le truppe russe stanno entrando a Kiev e le fonti diverse fonti parlano di spari intorno proprio ai palazzi del governo. Intanto lo stavamo dicendo anche prima, le conseguenze che vanno a toccare tutti i settori, dallo sport con la finale di Champions trasferita a Parigi alle sanzioni naturalmente degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Le abbiamo sentite poco fa presentate e spiegate, le prime, almeno il primo pacchetto di sanzioni, anche dal Premier Mario Draghi. Andiamo a vedere però quelle che sono anche le conseguenze a livello economico immediate, lo vediamo anche dal Sole 24 Ore. Le borse positive dopo il tonfo di ieri, si sgonfia il prezzo del gas e sale il dollaro. Ricoperture nelle prime ore di negoziazione della seconda seduta dell'avvio dell'invasione russa in Ucraina, ma il recupero stenta e sale ancora il petrolio. Sfuma la rimonta delle borse europee, che restano comunque positive dopo una prima ora di negoziazione all'insegna delle ricoperture sostenuta dall'esempio di Tokyo e da Wall Street nell'ultima parte della seduta. Ora c'è più cautela, ma siamo pronti anche a tornare al nostro collegamento con Milano.
Sì, Anna, noi abbiamo incontrato anche Filippo Barberis, capogruppo PD, e vorremmo chiedere a lei, che ha preso parte alle manifestazioni, ai momenti di ritrovo anche e di vicinanza verso la comunità ucraina, che cosa ha visto ieri a Milano, perché noi li abbiamo introdotti, abbiamo anche parlato con una cittadina ucraina che ci ha detto che si sente sollevata anche dal sentire e percepire la vicinanza della comunità, non soltanto della sua comunità. Ieri abbiamo sospeso i lavori del Consiglio alle 18 proprio per consentire a tutti i consiglieri comunali di partecipare al presidio e di dimostrare con la presenza la nostra vicinanza al popolo ucraino e la nostra ferma opposizione a questa invasione, questo intervento violento da parte della Russia sul territorio ucraino. Credo che sia fondamentale, da un lato, come europei compattamente condannare questo intervento, applicare con forza le sanzioni che consentano di uscire il prima possibile da questa fase di guerra, perché ricordiamo sempre che accanto alle dinamiche tra superpotenze poi ci sono di mezzo delle vite umane, ci sono di mezzo famiglie, ci sono di mezzo persone che dovranno lasciare la propria abitazione. E da questo punto di vista, specificamente come Comune di Milano, abbiamo chiesto ieri, proprio con un atto di indirizzo alla Giunta, di predisporre tutta la rete del nostro terzo settore e anche le strutture che dipendono direttamente da noi per consentire l'accoglienza di profughi, ecco, in arrivo dall'Ucraina. Perché Milano appunto si è fatta capofila, come era successo anche nella crisi afghana dell'accoglienza siriana. E siriana dell'accoglienza, lo ha ripetuto anche il sindaco, quindi nei confronti del conflitto in Ucraina, e quindi Milano in questo periodo vuole essere anche al centro appunto di una linea che il paese prende, lo ha detto lei, ha mostrato vicinanza alla comunità ucraina e abbiamo anche diciamo un po' toccato quella polemica che riguarda anche la Scala di Milano, e quindi il sindaco di Milano Beppe Sala ha chiesto appunto al direttore della Scala di prendere il maestro, che in questo momento appunto si sta debuttando alla Scala, di prendere una posizione contro la Russia. Allora, io su questo ho qualche perplessità, nel senso che gli artisti, soprattutto quando provengono da paesi con dei regimi come quello russo, quindi sapendo anche come Putin si comporta con gli oppositori, con i critici, pensare che artisti che hanno anche familiari, relazioni nel proprio paese possano eccessivamente esporsi è qualche cosa su cui occorre molta attenzione, mentre noi sì, dobbiamo esporci con forza, non solo a livello simbolico, come fatto nel presidio di ieri, come faremo da domani illuminando con i colori della bandiera ucraina la facciata di Palazzo Marino, decisione che è stata... Dove lo vediamo, peraltro c'è ancora appeso anche ovviamente Verità per Giulio Regeni. Perché questa è una città che non ha certo una posizione improvvisata sul fronte dei diritti e sull'attenzione internazionale al rispetto dei diritti umani. Quindi servirà da un lato mantenere alta l'attenzione sulle azioni simboliche che possano sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alla vicenda ucraina, dall'alto però serve grande concretezza, e la concretezza è anche nei servizi di accoglienza alle tante persone, alle tante famiglie che dovranno lasciare il proprio paese, la propria casa a seguito di questa invasione. Lei ha parlato di attenzione internazionale, ovviamente non si può non dire che in questa settimana a Milano sta avendo anche luogo la Fashion Week, quindi la settimana della moda, abbiamo detto una stagione che quest'anno aveva riportato tanti visitatori anche esteri, non ancora quelli cinesi, ma avevamo parlato di buyer e poi di visitatori russi, quindi appunto in questo momento in città stanno accadendo tante cose e fa anche un po' strano a volte avere una città divisa anche su due fronti, giusto? Dobbiamo tenerle insieme però queste due cose, perché la città ha un'esigenza fortissima di ripartire stabilmente. Purtroppo il protrarsi della pandemia negli ultimi mesi ha ulteriormente impattato economicamente su tantissime realtà, dal commercio al turismo, alla cultura, al sociale. Anche su questo interverremo lunedì con un atto di indirizzo alla Giunta per chiedere un rinvio dei pagamenti, la conferma dei piani straordinari di rateizzazione per i debiti nei rapporti con l'amministrazione, la cedibilità del credito d'imposta, la proroga delle concessioni, una serie di misure che siamo in grado di affrontare anche non avendo il bilancio approvato, perché siamo nel pieno di una trattativa con Roma
proprio per vedere riconosciuti dei trasferimenti a Milano, perché la crisi ha avuto un impatto diretto poi sull'ente locale. Pensiamo che solo sul fronte degli aeroporti o del trasporto pubblico locale abbiamo avuto perdite ancora negli ultimi mesi per decine di milioni di euro. Ma dobbiamo allo stesso tempo sostenere tutti i soggetti che hanno più subito i danni di questa crisi economica. Allora, noi siamo in chiusura, io le faccio un'ultimissima domanda al volo. Noi ieri eravamo davanti al consolato ucraino a Milano, abbiamo visto la fragilità e a volte anche la voglia di stare in silenzio. Le chiedo in due parole, quindi lei invece, che cosa ha visto nel presidio ieri sera, che è andato avanti anche durante le ore che vedevano dall'altra parte del mondo a Kiev un conflitto? Ma ho visto partecipazione, ho visto unità, determinazione, perché questa azione da parte russa non è accettabile. Qui non è questione di simpatia o meno per un leader, di diffidenza verso le ragioni degli Stati Uniti contro la Russia o viceversa, è questione di rispetto delle regole fondamentali del diritto internazionale, della dignità della vita e dei diritti umani, e su questo non dobbiamo tradire cedimenti. E questo è stato un tema che è stato anche trattato dal governatore Attilio Fontana, infatti ieri, appunto, rifuggire la guerra in ogni modo. Io ringrazio quindi Filippo Barberis, grazie per essere stato con noi, e Anna, noi vi restituiamo la linea da Milano, è tutto. Grazie, noi siamo alle battute finali, inevitabilmente gran parte della puntata dedicata alla guerra in Ucraina, ma dedichiamo un minuto finale anche per le notizie incoraggianti che restano sul versante italiano per quanto riguarda la pandemia, perché ci sono le prime anticipazioni, come sempre il venerdì, dei dati della cabina di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, con un RT, quindi l'indice di trasmissibilità, ancora in calo a 0,73 e l'incidenza che scende, 552 casi ogni 100.000 abitanti. Questo è il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, sono 552, lo abbiamo detto, ogni 100.000 abitanti i dati, gli ultimi dati sull'incidenza rispetto ai 672 della scorsa settimana. Cala ancora anche l'indice di trasmissibilità RT, che è stato pari nell'ultima settimana a 0,73 contro lo 0,77 della settimana precedente, resta al di sotto della soglia epidemica fissata a quota 1, ormai lo sappiamo. Continua a diminuire anche la pressione sugli ospedali in Italia, il tasso di occupazione sia nelle terapie intensive sia nei reparti ordinari si conferma in calo. In terapia intensiva l'ultimo dato è dell'8,4% rispetto al 10,4% della scorsa settimana. Nelle aree mediche a livello nazionale siamo a un dato medio del 18,5% rispetto al 22,2% della settimana scorsa. Una regione è a rischio alto, due regioni sono a rischio moderato, tutte le altre 18 regioni e province autonome sono classificate invece a rischio basso. 15 regioni e province autonome riportano almeno una singola allerta di resilienza e 3 riportano molteplici allerte di resilienza. Questi i dati, almeno su questo fronte, che restano positivi, mentre ovviamente tutta l'attenzione è concentrata sulla guerra in Ucraina. Abbiamo sentito poco fa parte dell'intervento del Premier Mario Draghi con un'informativa urgente alla Camera. Naturalmente continueremo ad informarvi. Manifestazioni sono in programma, manifestazioni contro la guerra in tutte le città. Chiudiamo con ancora le immagini delle telecamere, delle webcam che arrivano in diretta da Kiev, la città, lo abbiamo ricordato per tutta la puntata, è ormai sotto assedio, si parla di carri armati russi che stanno entrando nella città e si parla anche, queste sono le ultime informazioni che arrivano proprio dall'Ucraina, di spari che arrivano dai quartieri governativi. E allora continueremo a seguire con attenzione naturalmente tutte queste vicende, non solo quelle che arrivano dall'Ucraina, e anche quello che sta succedendo in Italia, e continueremo ad aggiornarvi a partire dal telegiornale delle 12.30 e poi con le edizioni serali, sempre aggiornati in tempo reale il nostro sito espansionetv.it e i canali social. Grazie per averci seguito, e TG Più Today torna lunedì. A tutti, buona giornata.